E come un uppercut dritto sul grugno arriva un'altra top tutta italiana di WatchMojo Italia. Quando arrivano Carlo Pedersoli e Mario Girotti, alias Bud Spencer e Terence Hill, si sa già come va a finire. Quindi pronti per una top quasi tutta cazzotti e mazzate. Sì, quasi, perché abbiamo selezionato anche momenti, come dire, più tranquilli, ma che ci hanno comunque fatto rotolare sul pavimento dalle risate o rimanere a bocca aperta. Scaldatevi le nocche e accendete i manrovesci per la nostra top 10 momenti più belli nei film di Bud Spencer e Terence Hill. Oh no, non ditemi che siamo ancora allo stesso punto. Io che vi minaccio per farvi iscrivere al canale e cliccare la campanella, e voi che non lo fate comunque. Ma io vi consiglio vivamente di farlo questa volta, altrimenti... Altrimenti? Altrimenti? Altrimenti... Altrimenti ci arrabbiamo. Ecco, ci arrabbiamo. Numero 10, il coro dei pompieri, altrimenti ci arrabbiamo. I momenti esilaranti sono tantissimi, ma il coro dei pompieri... Chi ha pensato questa scena è un fottuto genio! Gli ammiccamenti delle due donne, il povero direttore del coro con crisi isteriche, il killer Paganini dagli occhi di ghiaccio che non ha cuore, non ha nervi, non ha pietà, e Dulcis in fondo. Loro due, con i balbetti fuori tempo di Bud Spencer. Cosa? Li ha improvvisati tu, Bud. Tu sei un fottuto genio! Numero 9. Tutto cominciò da qui, Dio perdona, io no. Ma chi ha accoppiato il gigante e lo smilzo? Ah, ci ha pensato Giuseppe Colizzi, che per la sua trilogia western sceglie questo strano duo, forse non rendendosi conto di spalancare le porte alla leggenda. E non se ne rese conto, no, soprattutto perché quei due non erano la prima scelta. Hill non era stato considerato e Spencer inizialmente diede forfè. Ho sognato che una montagna mi stava crollando addosso. Ne avevamo già parlato nella nostra top 10 a tema spaghetti western, quindi eviteremo di ricordarvi il livello di ignoranza all'italiana che pervade quest'ennesima parodia del genere. Mazzate, battutacce, la strana coppia, mazzate dell'oro rubato, mazzate, botte, mazzate. Il primo amore non si scorda mai. Se voi vi dimenticaste di questo cult, vi prego di rileggervi il titolo e rimediare subito. Non vuoi partecipare alla festa? Dalle mie parti non ci si batte alla pari con le iene! E fai male, amico. Le iene morte non parlano. Numero 8. E a te, che te ne frega? Non c'è due senza quattro. Cosa c'è di meglio di un Bud Spencer e un Terence Hill? Due Bud Spencer e due Terence Hill, ovviamente. Greg Wander ed Elliot Vance vengono reclutati per fare da sosia ai cugini Bastiano e Antonio Coimbra della Coroniglia. Iasevedo. Iasevedo pure! Certo, i cugini Coimbra della Coroniglia Iasevedo, scusate. Comunque, una delle scene più belle è sicuramente quella in cui Greg Wander, fingendosi Antonio Coimbra, fa la sua solita seduta dallo psicologo e, come dire, non riesce proprio a recitare la sua parte. E a te che te ne frega? Cos'hai detto? Ripeti, Antonio. E a te che te ne frega? E adesso comincia a parlare te, io faccio le domande e tu rispondi. Ecco, vieni qui, coraggio, comincia a scioglierti la lingua, eh? Che te ne frega te del contratto? Che te ne frega di quello che faccio? Che te ne frega di quando lo firmo? Numero 7. Cercate la donna, io sto con gli ippopotami. A me cadono sempre gli occhi fuori dalle orbite nel vedere come vengono mischiate le carte. Quando capita a me finisce sempre che il mazzo passa a qualcun altro. Però c'è da dire che queste mani non sono di Terence Hill, ma dell'illusionista Tony Vinarelli. E si vede che c'è il trucco. È troppo un fenomeno. Che poi in tutta questa scena Bud e Terence dicono pochissime parole. Sono le loro facce a parlare per loro, mentre ovviamente proviamo a capire dove diavolo si trova quella benedetta donna. Il signore ha perso la calma. Può succedere. Rivediamo subito. No, tu no. Numero 6. Mezcal schiaffeggia bambino. Lo chiamavano Trinità. Dov'è il vino? Noi siamo astemi, fratello, non... Dov'è il vino? Mezcal, c'hai ragione a essere curioso, ma guarda un po' questi qui, ma volevi solo uno, due, tre, quattro bicchieri o damigiane di vino? Dai, ma chi non le ha in casa? Forse, ecco, se mi permetti, iniziare a picchiare tutti i mormoni è una reazione un pochino esagerata e, come dire, c'è anche chi segue la legge dell'occhio per occhio, dente per dente.
Questo mio nuovo non l'ho mai picchiato prima. Te l'avevo detto io. Occhio per occhio, dente per dente. Ora, meglio se torni a casa, non c'è da scherzare con lui. Picchialo! Mi sa che stavolta l'hai capita. Numero 5, gnao 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 gnao. Più forte, ragazzi. I nostri eroi vogliono intascare i soldi dell'assicurazione e quindi, beh, perché non inscenare un SOS con la torre di controllo? Foxtrot Tango in volo da Magabà! Santarem! La nostra rotta è no! Ed ecco i versi che dobbiamo fare quando vogliamo terminare una telefonata indesiderata. Da provare con i venditori assillanti che chiamano ogni ora del giorno o della notte, perché telefonano da ogni dove senza tenere conto del fuso orario, dannata delocalizzazione! Ma anche in famiglia, con la nonna che a cena chiede: e il moroso? E la laurea? E, perché no, anche con il capo che, già che sei al mare, non è che per caso potresti inviarmi il resoconto dell'annuario in chiusura di bilancio rimandato all'IVA al 3%? Avete chiaro il procedimento, vero? Questo lo so, Von Braun! Ma non so come farli! Stiamo perdendo quota! Adesso però dacci un taglio. Perché? Stiamo davvero perdendo quota. Lo so, questo glielo ho già detto io. Numero 4, pranzo in famiglia, continuavano a chiamarlo Trinità. Ah, non c'è niente di meglio di una bella riunione di famiglia. Poi, se a tavola c'è quel pollo struzzo faraona, vabbè, qualunque cosa sia, sembra buona. Dico, non vorrete ingozzarvi senza prima aver pregato. Perché ne siamo con la religione? Da quando fu redenta, ogni occasione buona per rompere le... Ti adoro, sono fantastici. Come Perla, la mamma di Trinità e bambino sgrida suo marito e il modo in cui lo guarda. Oh mamma, probabilmente rido perché non è mia madre o mia moglie, perché altrimenti penso avrei la stessa faccia rassegnata di suo marito. Ma d'altronde è lui che se l'è scelta, quindi amen. Ho detto amen! Maglioli. Amen. Numero 3, fagioli ipnotici, lo chiamavano Trinità. È una scena di circa 3-4 minuti fatta di soli sguardi. Sì, a un certo punto il silenzio è spezzato dal tipo che parla Trinità, ma quasi non lo stiamo manco ad ascoltare. Cioè, io mica mi ricordo cosa gli dice, eppure conosco ogni battuta di questo film praticamente a memoria. Tranne quelle, e sapete perché? Perché siamo ipnotizzati. Quel piatto di fagioli e quel morto di fame che li mangia sono uno spettacolo. E poi, per noi, in quel momento è davvero solo un morto di fame e mica il mega super figo pistolero ultra power che è in realtà. E neppure quei cowboys arroganti se lo immaginano. Ma poi basta il suo nome ed ecco. Mi chiamano Trinità. Trinità. La mano destra del diavolo. E basta un nome per mangiare fagioli gratis? Quanto vi devo? Niente. Offre la casa. Grazie. I fagioli comunque erano uno schifo. Numero 2, il poker di schiaffi, continuavano a chiamarlo Trinità. Un'altra partita a carte, è vero, ma che partita. Le mani sono sempre quelle di Tony Binarelli, sia per Trinità sia per Wildcat Hendrix. Come aveva detto in un'intervista, usò tutti i suoi trucchi più appariscenti. Ha spezzato con tre dita il mazzo, ha mischiato le carte con un gioco velocissimo, ha aperto tutto il mazzo a ventaglio con sole due dita. Io sono senza parole. E lo è decisamente anche bambino. Mica pensava che suo fratello fosse così bravo. Hendrix però ovviamente si accorge che Trinità deve aver barato in qualche modo e quindi dalle carte alla pistola è un attimo. Solo che, ecco, non ha ancora capito con chi ha a che fare. Il poker di schiaffi, signori. È storia, non arriviamo nemmeno al river. E basta. L'hai capito? E alla numero 1
lo storpio e il sordo muto, i due superpiedi quasi piatti. Terence Hill si finge uno storpio, e che storpio, signori, che incontra la solita banda di delinquenti senza cervello né principi morali, che decide di prendersela con lo storpio sbagliato. Ma il caro vecchio Bud Spencer lo salva con una nonchalance e un'eleganza degne dei cagnolini della regina Elisabetta dopo aver fatto pupù nel prato di Buckingham Palace. Si fa largo tra la banda, adagia lo sventurato storpio su un tavolo e poi se ne torna al bancone in santa pace. Non uno schiaffo, non un cazzotto, niente. Non si scompone nemmeno quando il capo della banda inizia a provocarlo chiamandolo Yogi. Guarda che non ti senti, è un povero sordo muto. Sordo muto? E quindi, visto che il capo della banda vuole comunicare con Bud, parte uno stupendo siparietto di lingua dei segni secondo Bud e Terence, perché non la conosco, ma sono abbastanza certa che non sia così. Peccato che Bud sia sordo e muto tanto quanto Terence è storpio. Ha detto che è molto meglio per voi se andate a fare in culo e anche alla svelta. Ma lui l'ha visto che ho la pistola? Sì, io sono muto, mica cieco. E poi una carambola di cazzotti come piace a noi e sicuramente anche a quei due, insomma piace a tutti, tranne a chi li subisce. Ditemi se questo non è cinema e ditemi se il cinema italiano di ieri non è qualcosa di semplicemente spettacolare. Ovviamente ci sono tante altre scene epiche, ma non potevamo metterle tutte. Qual è la vostra preferita in assoluto? Oh, ve l'ho già detto prima, ma ve lo ricordo. Iscrivetevi al canale e cliccate la campanella. Altrimenti vi arrabbiate? Siamo già arrabbiati. Ecco, credo sia un valido motivo per darmi retta stavolta. E se vi è piaciuta la top, condividetela con i vostri amici mentre vi sfidate a birra e salsicce.